Secondo giorno di lavoro per gli uomini di De Luca nel ritiro di Camignatello Silano. Biancazzurri lavorano al ritmo della doppia seduta. Ha raggiunto i compagni sui Monti Silani il difensore Pietro Sicignano. Per lui è un ritorno in biancazzurro. Non farà invece parte del gruppo brindisino per la prossima stagione il terzino della Virtus Francavilla Stefano Pino. Il giocatore, fortemente corteggiato dal Brindisi, ha declinato l'offerta anche per volontà del presidente Magri e del tecnico Trocini, che non hanno voluto privarsi di un giocatore così importante. La società dunque resta alla ricerca di un difensore centrale over che potrebbe comunque arrivare nelle prossime ore. Si tratterebbe di Marco Caldore, classe 96, proveniente dalla Casertana. Intanto prosegue la campagna abbonamenti. Ci sono 1.000 tagliandi da vendere perché tanti saranno i posti a disposizione dei tifosi biancazzurri per la prossima stagione.